lo devo tenere io o lo tieni te? Sì, un Palapanini strapieno. Oggi un mio grande compagno e amico, Totò, ha detto una cosa molto bella. Questa è una di quelle partite che quando arrivi a Modena, a giocare a Modena, vorresti giocare nella tua vita. Sì, cioè, sono contento di averla giocata. Un Palapanini bellissimo, che all'inizio si è un po' spaventato ogni volta che non butta giù la palla, sentivo però poi ci siamo fatti valere, l'abbiamo tranquillizzato questo Palapanini e siamo andati a portarci a casa un bel risultato divertendoci, che è la nostra forza, dobbiamo stare uniti come abbiamo fatto stasera. Dopo quel primo set è venuta fuori anche un po' di rabbia. Ah, sono venute fuori parecchie emozioni, ognuno ha avuto le sue, magari chi rabbia, chi tristezza, chi dispiacere, chi voglia di rivincita. Io non lo so le emozioni di quegli altri, so che, come dice sempre bene Angelo, con l'emozione è importante poi quello che uno fa dopo, quindi se qualcuno è venuto a rabbia ben venga, nel senso che poi ha fatto bene il set dopo, ci è servito forse, no? Mezzogiorno accompagneremo le famiglie italiane in un pranzo domenicale, speriamo proficuo anche per noi. Andiamo lì, è un campo difficile, una squadra tostissima, li abbiamo già incontrati tante volte quest'anno, non sarà facile, andiamo lì comunque a testa bassa, a lavorare, a combattere su ogni palla e con un buono spirito.